Lo scontro tutto abruzzese tra Pineto e Notaresco sarà uno dei piatti forti della 23esima giornata del Girone F. Al Mariani Pavone la capolista deve difendersi dal ritorno in classifica del Materica, arrivato a meno 6, ma che riceverà però la visita del Campobasso, che proprio domenica scorsa ha subito la beffa dell'ennesima rimonta interna per mano della squadra di Amaulo. Il tecnico pinetese ritrova Marianeschi a centrocampo dopo il turno di stop per squalifica, mentre il rossoblù, senza Marcelli, out per due giornate, devono tornare ad accelerare dopo un inizio di nuovo anno fatto di due vittorie, due pareggi e la sconfitta interna patita proprio col Campobasso. È normale che è la prima volta che torno a giocare a Pineto, dove per me negli ultimi 3 anni è stata come la mia seconda casa. Sono stati 3 anni bellissimi dove abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti. È normale che mi piacerebbe fare domenica bella figura. Sì, ma il Pineto è una squadra forte. È vero che non ha rispettato gli obiettivi iniziali, però è sempre una squadra forte dove c'è giocatori di categoria, alcuni anche di categoria superiore, e dobbiamo stare attenti perché poi io conosco bene il mister Amaulo, sicuramente la preparerà alla perfezione questa partita e dobbiamo stare molto attenti. Ci aspetta un incontro altrettanto difficile contro il Notaresco, quindi abbiamo detto già altre volte che il Notaresco e sta sorprendendo tutti, ma con merito, perché ha dimostrato sul campo di essere una squadra molto forte e competitiva, e è dall'inizio che è prima in classifica, lo sta meritando, quindi devono fare una prestazione importante e forse superiore a quella che abbiamo fatto domenica scorsa a Campobasso. Dopo il successo in trasferta con la San Giustese per Massimo Silva e l'Avastese c'è l'esame interno. All'Aragona una Jesina fiaccata dalla sconfitta con l'Avezzano di domenica scorsa, mentre in casa biancorossa le reti decisive di Palumbo e Dos Santos sembrano aver rimesso in moto una formazione che può ancora legittimamente aspirare ad un posto playoff. Ma l'Avastese nelle ultime 2 gare interne ha raccolto un solo punto ed ecco perché i Leoncelli sono l'avversario ideale. Peraltro sono in chiara difficoltà e nel 2020 hanno inanellato 5 sconfitte su 5. Mi insegnate che queste partite sono molto insidiose, però noi domenica abbiamo fatto bene, la squadra e i ragazzi sono stati in gamba pur andando in svantaggio a continuare a giocare, quindi domani dovremo giocare la partita e naturalmente con grande determinazione per arrivare alla vittoria. Beh, sicuramente hanno 2 o 3 giocatori molto importanti, uno anche un ottimo centrocampista che non nomino per scaramanzia, e quindi sì, hanno dei buoni giocatori e dovremo stare attenti. Rinfrancato dal successo sulla Jesina, l'Avezzano affronta la seconda trasferta consecutiva, stavolta sul campo del Tolentino. Cremisi col problema portieri, visto che Rossi ha un problema alla mano e Giorgi qualche giorno fa ha subito un intervento chirurgico. In casa biancoverde invece si respira aria nuova. I 3 punti nel finale, per di più in uno scontro diretto delicatissimo, possono spostare gli equilibri emotivi di una formazione, quella di Antonio Meco Monaco, che può ancora sognare di evitare i play-out, anche se ci vorrà un'autentica impresa. Un risultato che per noi diventa determinante, perché si lavora meglio a livello psicologico, la squadra sta molto bene, c'è quasi tutta la rosa a disposizione, quindi c'è competizione, quindi su questo aspetto dobbiamo continuare così e siamo molto contenti, perché il risultato importante fa bene sempre, si lavora meglio e speriamo di continuare. I ragazzi stanno bene, la partita si sa è molto difficile, però ci voleva questo risultato, perché anche la società, il presidente stanno un po' tutti più sereni, quindi anche l'ambiente ci dà una mano, quindi abbiamo bisogno un po' di tutto sotto questo aspetto. Noi, ripeto, anche da quando siamo arrivati la squadra comunque, al di là del risultato di domenica, ha sempre lavorato bene, poi non ha raccolto, ma la squadra stava facendo dei miglioramenti. Settimana turbolenta invece per le altre 2 abruzzesi che hanno a che fare con questioni di bassa classifica. In casa Giulianova, ancora ferma a quota 21 punti, c'è stata la vicenda relativa al caso di Piero. Fatti di cronaca a Roma che indirettamente hanno chiamato in causa la società giallorossa, che però ha già fatto sapere di volersi tutelare in ogni sede rispetto ad una vicenda spiacevole e da cui il Giulianova si dichiara assolutamente estraneo. Poi c'è stata la condanna della commissione accordi economici col Giulianova, che dovrà pagare 1.673 euro a Ivan D'Adamo, centrocampista arrivato nel dicembre 2018, ma da un anno emigrato in Australia.
Poi ci sarebbe anche il campo e la trasferta su quello della Recanatese è complicatissimo. Del Grosso sarà senza Ferrini, Giampaolo dal canto suo può contare su una prima linea pericolosissima. E infine c'è il Chieti. La settimana si è aperta col caso Sarrizu, messo fuori squadra lunedì sera, 3 giorni con la Juniores e infine il chiarimento con la dirigenza. A poche ore dalla sfida senza ritorno di Cattolica, in porta tra i neroverdi dovrebbe giocare il nuovo arrivo Licastro, nei romagnoli davanti potrebbe esserci Francesco Morga. Ma soprattutto domani si affrontano una squadra come il Cattolica che inizia a credere nel miracolo e un'altra. Il Chieti in una situazione sempre più drammatica. La vittoria serve ad ogni costo, non centrare i 3 punti aprirebbe scenari davvero cupi.